Bentornati a un nuovo appuntamento con TG Daily. Andiamo a vedere insieme le pagine del nostro quotidiano digitale inviato ogni sera ai nostri abbonati alle ore 18:30. Partiamo quindi dalla copertina dedicata oggi allo sport, in particolare all'Hellas Verona che sta aspettando il Torino per restare in Serie A. Si parla infatti di una sfida in chiave salvezza per i gialloblu che domani alle 15 al Bentegodi appunto avranno questa sfida con il Toro. Tra l'altro sulla panchina avversaria ci sarà l'ex gialloblu Ivan Juric, tra l'altro in una giornata particolare per i veronesi perché domenica 12 maggio ricorre proprio il 39esimo anniversario dello scudetto. E andiamo avanti con la cronaca nazionale parlando invece di un giovane che è caduto da 6 metri in via Tiburtina a Roma per scattarsi una foto all'interno di un'ex fabbrica di penicillina. Il giovane fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Treni sospesi invece tra Verona e Vicenza da lunedì sera a martedì mattina. La circolazione ferroviaria sarà interrotta per interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea alta velocità e alta capacità Verona-Padova. Avanti con la cronaca, beccato 2 volte, 32enne in carcere per spaccio, era agli arresti domiciliari ma aveva ottenuto il permesso di andare a lavorare, invece impiegava quelle ore per vendere ancora cocaina. Il 32enne è finito nuovamente in manette. Sempre cronaca, in piazza Prada Vallo un 25enne con hashish ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai carabinieri, è scattato l'inseguimento e terminato con la cattura del giovane, trovato in possesso di 70 grammi di hashish e 185 euro in contanti. Ancora cronaca, controlli incrociati di ANI, beccati e multati 3 furbetti dei rifiuti, i verbali sono stati elevati a 3 cittadini, 2 residenti a Verona e 1 in provincia, pizzicati a gettare nel cassonetto del secco sacchi neri con all'interno immondizia non idonea. In Univr torna l'Open Week 2024, protagoniste le lauree magistrali dal 13 al 17 maggio con un ricco calendario di incontri per conoscere l'offerta formativa dell'università. Andiamo avanti con alcune notizie da Palazzo Barbieri, dal Comune. Ha approvato il budget di previsione e triennale di AGEC. I principali incrementi registrati sono collegati a costi per materie prime e servizi, per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e per il personale. Valorizzazione del patrimonio pubblico, c'è l'accordo per la progettualità, è stato firmato infatti l'accordo per una progettualità condivisa tra Comune di Verona e Agenzia del Demanio. Si interviene su 3 ambiti specifici: la residenza universitaria, l'ex caserma Santa Marta, la mobilità nel quartiere di San Bernardino e l'accessibilità del parco delle mura. Passiamo ora alla provincia e parliamo di un gioiello che si trova a Marcellise, San Martino Buonalbergo, ossia Villa Girasole, che presto avrà un nuovo volto. La villa, frutto di una visione dell'ingegnere Angelo Invernizzi e dell'architetto Ettore Fagiuoli, è ora pronta a diventare infatti un polo culturale e turistico di rilievo. Sempre di cultura parliamo, ma restiamo sempre in provincia. Andiamo a Grezzana, dove si è concluso il 21 aprile il Festival d'Amulè, dedicato appunto alla cultura nelle forme della danza, musica e letteratura. Una kermesse che ha coinvolto molti cittadini del comune di Grezzana di varie fasce d'età. Ancora provincia, Sonata ricalmierata con il recupero crediti sugli evasori. Al momento sono 330 le utenze irregolari nel comune. E a Bussolengo invece arriva la palestra green e digital aperta a tutti. Inaugurata l'area attrezzata digitalizzata al parco Norma Cosseto, si tratta di una palestra a cielo aperto per i cittadini con attrezzature e guida smart per svolgere gli esercizi. E la notizia in inglese con 3 giganti del jazz al Ristori, con una premiere europea, si tratta appunto di John Patitucci, Dave Weckl e Joy Calderazzo. Avanti con i servizi utili, il meteo a Verona e in Veneto per domenica 12 maggio, qui trovate le previsioni come sempre aggiornate dal sito di ARPAV e poi qualche idea su come passare la giornata di domenica 12 maggio tra Verona e provincia. Andiamo ora all'economia. CGA, traffico pesante spostato sulla Torino-Milano. Secondo gli studi della CGA di Mestre, il baricentro del sistema produttivo italiano si è spostato ad est. Milano, Bologna e Venezia sugli scudi, il tir sulla 4 Milano-Venezia sono il doppio che sulla Torino-Milano. Ancora economia, al cenacolo dell'impresa si discute di geopolitica ed economia. Appuntamento è martedì 14 maggio alle ore 18 a Verona Fiere nell'auditorium Verdi del Centro Congressi.
Andiamo avanti ancora, passiamo allo sport Caldiero Bis vittoria anche per la prima della pool Scudetto Serie D. Gialloverdi di Mister Soave, freschi della promozione di Serie C, hanno battuto 2-0 l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina 1971 nella prima partita della pool Scudetto di Serie D. E ancora sport, Marta Filippo, la giovane promessa del calcio femminile, qui l'intervista della nostra Rosa Di Cagno che trovate anche sul nuovo numero di Pantheon Magazine, alla capitana della giovanile del Chievo Verona Women. E poi tre giovanissimi piccoli campioni che conquistano Bolzano, si tratta dei tuffatori scaligeri della Fondazione Bentegodi, protagonisti del trofeo Giovanissimi C2 sul podio per la categoria maschile e anche per quella femminile. Alte le aspettative per Roma. E ora andiamo in chiusura con le notizie degli spettacoli e degli eventi. Verona è diventata set di Bridgerton con balli in costume, proposte di matrimonio. È successo nella giornata di venerdì sera in occasione appunto della premiere mondiale e del lancio mondiale della terza stagione della serie TV made in Netflix. E poi successo di pubblico e di meteo per le piazze dei sapori, una 22esima edizione dedicata questa come sempre al buon cibo italiano internazionale che proseguirà a Verona in centro, in Piazza Vrà e in Via Roma fino a domenica 12 maggio. Ancora spettacoli, parliamo di vintage con soffitte in piazza, i mercatini dell'usato nelle circoscrizioni in cui privati e associazioni possono dare nuova vita ai propri oggetti attraverso scambi, baratti o vendite. E infine Museo e Musica, sold out per la nuova rassegna. Da gennaio a maggio gli 8 appuntamenti hanno visto protagonista la musica da camera, grande successo appunto per questa nuova kermesse di Fondazione Arena. E questa era l'ultima notizia per oggi, il nostro Daily Pro prosegue con la pagina dedicata ai nostri cari per ricordare chi ci ha salutato e io vi ricordo che potete continuare a seguirci su tutti i nostri canali, i nostri social, i nostri siti e ovviamente al canale 19 del Digitale Terrestre tramite la tecnologia HBBTV. E allora grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con TG Daily.